Ormai diciamo, è una consuetudine, entri e fai gol, non ci metti neanche 5 minuti. Ma guarda, sono felicissimo, esultare ancora sotto la curva, aiutare la squadra con i miei gol pesanti, non potevo chiedere di meglio. 3 gol in 3 partite, sono davvero felice, non ho parole e spero di continuare così. Balzani ha fatto un gran movimento, ha tentato la conclusione, poi tu eri al posto giusto. Come deve fare un grande attaccante? Sì, diciamo che me l'aspettavo da calciatori con la qualità, la quantità che abbina Luca, era difficilissimo, inizialmente non avrei mai pensato me la passasse, però appena ho visto appunto il piattone sinistro girare verso di me ho detto giocatore fenomenale, nessuno lì, magari qualsiasi altro tipo di giocatore avrebbe deciso di calciare, invece lui è stato altruista, lo ringrazio e sono felicissimo che mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto. Andrea, domanda cattiva, ma ti comincia a andare un po' stretta la panchina? No, io mi metto a disposizione del mister, della squadra, so benissimo che c'è gente più pronta di me al momento, con più esperienza e quindi che è giusto che io entri con i piedi per terra in questo campionato, come mi sta dicendo il mister, e sono molto felice di fare quello che appunto mi richiede quando devo essere pronto a entrare. Andrea Ferraris all'auricolare, Massimo e Fabio è a disposizione per le vostre domande. Beh, non possiamo che fare intanto i complimenti, la premessa è d'obbligo per Andrea Ferraris, 3 spezzoni di partite, altrettanti gol. Grazie. Importanti e decisivi, la domanda naturalmente è di Fabio Ferraresi. No, vabbè, la domanda è difficile, fare una domanda a sto ragazzo che sprigiona umiltà e saper stare in un gruppo da tutti i pori. No, l'unica considerazione che poi facevamo anche l'altra volta, secondo me tu potresti fare benissimo la prima punta, anche se per fisicità e magari struttura non hai le caratteristiche. Tu ti ci vedi in un 4-3 ad iniziare proprio là in mezzo? Sì, diciamo che appunto il mister mi ha dato fiducia. Oggi, per come si era messa la partita, non avrei mai pensato di entrare al 45esimo, però sono contento, l'ho ascoltato, mi ha detto di girare dentro l'area, di cercare più palloni possibili e alla fine è arrivato e sono felicissimo per il gol.